Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 Online. Come potete vedere ci troviamo all'interno del nostro hangar, perché oggi ragazzi, come avrete letto dal titolo, andremo a recuperare delle scorte per il nostro hangar, ma in generale per i nostri stabilimenti. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutamente i 100 likes. Volete altri video di questo tipo dove per l'appunto andiamo a recuperare le varie scorte per i nostri stabilimenti? Inoltre mi raccomando, controllate che l'ex è andato, cliccate il video finché non diventa blu, e inoltre condividete il video come tematico con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Dunque regà, allora ci troviamo all'interno del nostro hangar, anche se oggi doveva uscire un altro video e non vi dirò che video è. Se volete sapere che video è e perché non è uscito quel video, andate sul mio profilo Instagram, trovate il link qua sotto in descrizione, andate immediatamente a seguirmi, anche perché regà, sul profilo Instagram do tutte le informazioni, dico quando uscirà un video, dico se il video ritarderà di qualche minuto, e inoltre vi beccate tutte quelle foto e Insta Stories senza senso. Quindi raga, mi raccomando, seguitemi su Instagram, link qua sotto in descrizione, e inoltre iscrivetevi al canale, perché in questo periodo ho notato che molta gente che guarda i miei video non è iscritta al mio canale, e il fatto è che guarda tutti i video assiduamente. Quindi raga, se mi volete fare un favore, iscrivetevi al canale, ci mettete solamente 2 secondi, cliccate quel tastino e magicamente si colorerà di grigio e la scritta cambierà. Comunque raga, bando alle ciance, andiamo sul nostro PC e andiamo a recuperare un po' di roba. Allora io direi di recuperare i materiali chimici, perché in molti mi avete detto che i materiali chimici danno più soldi. Quindi raga, io sono qui con voi, adesso proviamo a recuperare i materiali chimici. Ok, qui c'è un buzzard, devo... Ma che cavolo è quello raga? C'è qualcosa che non va? Ok, si è ripreso, va bene. Yander! Yander gli elicotteri, non Alexander, quello di FIFA. Ma il bello è che, cioè, io ero convinto che tipo era crashato il tutto. Ho detto, calla, che è crashato tutto. Perché c'era quel tizio messo così, immobile, e poi Ron non chiamava. E quindi ho detto, vuoi vedere che è successo qualcosa? Invece no, quello era semplicemente paralizzato per i fatti suoi. E Ron non mi chiamava. Boh, non so neanche il perché l'ho presa. Mamma mia che mira. Tra l'altro l'Hunter doveva uscire, ma ancora non è uscito, raga. Cioè l'Hunter è solamente così, cioè lo puoi utilizzare solamente attraverso la missione. Ci siamo quasi, inizio a ricevere qualcosa. Elimina i disturbatori rimasti e dovremo riuscire ad individuare il carico. Va benissimo Ron. Però, dai, allora spara lì, vediamo. Prendiamolo al primo colpo, ce la facciamo? No, stavolta non esplosa. Cos'è che ho detto? Esplosa. vabbè, purtroppo va a finire che sti video li registro a tarda notte. Allora, qui davanti ne abbiamo un'altra torretta da distruggere. Che poi torretta, è un'antenna. È semplicemente una fucking antenna che va distrutta. Dai, non ci credo, l'ho lisciata 12.000 volte. Questa cosa è veramente ridicola. Cioè, gli ho sparato 200 missili e con tutti i 200 missili, uno di qua, uno di là, e l'ho mancato. Tra l'altro, raga, guardate che bell'ambiente che si è venuto a creare. Cioè, c'è una bella atmosfera. Comunque, veramente, c'è una bella atmosfera qui a Los Santos oggi. E la nebbiolina lì sotto, colori ben alterati, mi piace. Sono le 7 del mattino a Los Santos, eh? Ma voi vi immaginate alle 7 di mattino con l'elicottero? Immaginate che figata sarebbe, incredibile. Ok, presa, perfettissimo. Ci ha individuato il carico. Prendi i materiali chimici. Ok, dove cavolo si trovano i materiali chimici? Boh, regà, sono parecchio lontani. Comunque sia, sembrano in movimento. No, per guardare il radar. Per guardare il radar mi sono schiantato a 1000 km orari con il cavolo di coso lì dell'antenna radio. Comunque sì raga, che avevo detto, oggi c'è una bella atmosfera a Los Santos, 7 del mattino, e poi guarda qui una nebbia intensa, porca vacca, non si vede nulla raga. Oh, ok, ecco qua il carico, si muove, si muove il carico. Allora, quindi atterriamo delicatamente davanti al carico, che dovrebbe essere esattamente nella prossima strada. Ok, sì, è qua, l'MTL Dan sarebbe, no? Ok, perfetto, atterriamo. Olà, perfetto, fammi scendere. No, è partito. No, Mini Cooper maledetta. Regà, guarda lì che roba. I tizi con la Mini Cooper sono pericolosi, regà, sono pericolosi i tizi con la Mini Cooper. Andiamo a riprenderci il camion, perché veramente sta gente qui con...
con le Mini Cooper su GTA sono cattivissimi proprio, cioè ci rendiamo conto, mi hanno steso, mi hanno tirato giù in un secondo. Però adesso il discorso è come faccio a fermarlo se qui non riesco a sparargli. Devo fermarmi più avanti, raga. Allora mi fermo qui più avanti, leggermente più avanti, tipo qua. Ok, frena, scendi, prendiamo la minigun e aspettiamo che arrivi. Eccolo qua. Era così vicino, raga, non me l'aspettavo così vicino. Muori, bello. No, va a fuoco. No, raga, non mi dire che adesso perdiamo. Non mi dire che perdiamo veramente le scorte. Ok. Ma le scorte sono cadute? What? Ci sto capendo ben poco. Allora, qui è andato a fuoco l'MTL Dan. Il camion è esploso, perfetto. E le scorte sono cadute qui per terra. What? Ma io posso prendere il camion? Cioè, nel senso, siccome qui ci sta un altro camion, no? Se io prendo pure quest'altro camion, che ne dite? Si consegno tre... Raga! Vola, attenzione perché qui vola il camion. Allora prendiamo sto camion. E forse, raga, siamo a cavallo, perché in teoria due scorte stanno dentro il camion. Noi sul camion siamo in due, quindi prendiamo una scorta l'uno di quelle che sono cadute. Ed è fatta, portiamo tutte le scorte così con un colpo. Oh, raga, ci stanno sti elicotteri che veramente danno fastidio. Mi hanno tolto tutta la vita e hanno ucciso anche a quello. Allora, ti prego, prendi qua, prendi qua, prendi qua. Gli faccio il segnale, prendilo. Vabbè, dai, però. E adesso il camion me lo fa guidare. Perfetto, raga, la tattica vincente. Avete visto che la mia strategia ha funzionato? Praticamente stiamo trasportando due scorte l'uno, il che non è consentito da GTA, perché le scorte che si possono portare sono solamente una a testa. Ma basta seguirmi. Ma mi volete seguire fino a casa? Non lo so, boh. Cioè, sti qui mi seguono pure mentre vado in bagno, secondo me, oh. E fatevi un po' i fatti vostri, dai. Allora, consegniamo. Perfetto, 6 minuti rimane. Restavano. Valore 80.000. Raga, avete ragione. Valgono 20.000 a cassa. Comunque prendiamo il nostro aereo e andiamo al nostro bunker. Allora, riusciamo ad atterrare? A parte ste cose, atterra. No, no, qua, 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 qua. Guarda lì che c'è una piazzola incredibile, che lì ci puoi atterrare pure con un Boeing 747. Frena, frena, frena. No, 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 no. No! Fermati. Ok, si è fermato. No, 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 è precipitato. È precipitato con tutto quello. Ti prego, non esplodere, che sei $2000 se esplodi. È esploso, come non detto. Oh, chi sei te? Questo, raga. Oh, e che vuole questo da me? Cioè, scusami, non... non l'ho capita questa, eh. Ah, si è spaventato, è scappato. Ma che problemi c'hai? Raga, che vi ho detto all'inizio? Oggi GTA non è normale. GTA oggi non è normale, basta. Quindi, raga, ruba scorte e speriamo bene. Anche se in effetti l'ultima volta ci aveva dato il carro armato da recuperare, che era una cosa che non avevamo mai fatto. Quindi adesso... Ok. Acquisisci un livello di sospetto a 4 stelle. Va bene. Ok, mi sa che abbiamo qualche missione nuova. È disponibile un modello di Rainer 2000... che può essere usato per ottenere un livello di sospetto e a 4 stelle distrarre i poliziotti. Quindi, raga, finalmente una missione diversa dal solito. Allora, lì c'è la Rainer. Ma la prendo e basta o c'è gente da uccidere? Ma è possibile che oggi cado ogni 2x3 però? Eccola qua, raga, la nostra Rainer. Acquisisci un livello di sospetto a 4 stelle. Va bene, quindi adesso inizio a sparare missili a random. Tanto basta acquisire un livello di sospetto, no? Siamo già a 2 stelle. Comunque, raga, il gioco aveva detto che servivano 2 guidatori. Ok, ruba le scorte. Ok, alla grande. Comunque, vi stavo dicendo, il gioco diceva che servivano 2 guidatori per questa missione. Però abbiamo... Oh! E tu? Cioè, questo da dove viene fuori? Scusami. Guarda lì che schifo. Vieni qua, bello, muori. E muori pure tu, perfetto. Ma con chi credono di avere a che fare sti tizi, raga? Che mannaggia loro. Vieni, vabbè, sono morto. Troppa polizia, non posso fare un 1v1 con la polizia, raga. Fatemi spazio, belli. Fatemi spazio, devo recuperare le scorte. Devo recuperare le scorte. Tu mi vuoi uccidere? Io non mi faccio uccidere, sai, via, ciao. La kill non gliela do, raga. Dai che forse è la volta buona. Andiamo a recuperare quelle scorte, sì. Ma ci sta un casino, raga, ma quale recuperare scorte? Guardate lì che roba. Ci sta troppa polizia, è impossibile. Dai, 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 omino, dai, omino. Dove sta sto camion? Sali. Sali, veloce. Mamma mia, però che le... Cioè, raga, sto qui.
c'ho il mio omino veramente. Guarda! Ci stanno dei poliziotti, anzi ci sta un esercito qui che ti vuole far fuori, e tu per salire sul camion ci metti mezz'ora. Vabbè, che vi posso dire, contento lui, contenti tutti. Allora, se io chiamo Lester per abbassare sto livello di sospetto, che dite? Non disponibile, va bene. Ma mi spiegate come cavolo faccio io a seminare 4 stelle con sto camion? Mi inseguono tutti. Oh, Fast and Furious può accompagnare solo, guarda lì che roba. Ma veramente, ma quanta polizia ci sta? Cioè, bellissima sta scena. Ok, perfetto, polizia seminata. E consegniamo questo carico. È stata una bella missione, Gina. Ogni tanto qualcosa di nuovo sto gioco me la fa fare, eh. Va bene, le scorte sono quasi al massimo. Alla grande. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo recuperato le scorte per il nostro bunker barra hangar barra quel che cavolo volete. Quindi mi raccomando, superiamo assolutamente i 100 like se volete altri video di questo tipo, dove per l'appunto andiamo a recuperare le scorte per i nostri stabilimenti. Inoltre mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccate nel video finché non diventa blu. E inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook per questa sessione, iscrivetevi al canale per nuovi video. Questo è tutto. Bella regà!